Cosa devono fare i giovani e naturalmente quelli che passano il testimone? Sicuramente un mondo dove che è in continua trasformazione e tutte le aziende hanno bisogno di evoluzioni o innovazioni. La mia, al di là di introdurre una persona che è di impresa familiare, ne ha sentito da quando era piccola parlare, sicuramente anche l'attività di innovazione, di management femminile è stato molto utile alla mia azienda. C'è questo aspetto poi, tra l'altro, che c'è il passaggio generazionale ma anche il passaggio tra donna a donna, se ne parla moltissimo in questi giorni. Sicuramente l'impresa femminile riesce oggi a qualificarsi nel quella economia che si chiama soft economy, il quale simbola parla tantissimo, quindi sono quelli passaggi e sono dei valori, perché poi io non vedo la differenza tra donna e uomo, ma spessissimo le donne scelgono azienda Masciarelli perché lo sanno che non devono faticare doppio per affermarsi. Nel nostro paese, ma credo anche un po' in tutto il mondo occidentale, ci si chiede se ancora si debba fare qualcosa di più per agevolare l'ingresso della donna nel mondo del lavoro e soprattutto in quello imprenditoriale. Io sono per le quote rosa e questo vuol dire chiarezza e un messaggio forte dal parte del governo. Perché le donne comunque la loro leadership l'hanno conquistato e lo conquisteranno sempre di più. Come mai avete pensato a questo particolare argomento? Perché io conosco abbastanza bene la signora Marina Svetic, con la quale abbiamo degli scambi di opinione e sono stato anche da loro a tenere una serata di formazione al loro gruppo manageriale la settimana scorsa, e ho capito che, pur essendo una piccola impresa classificata all'interno delle PMI, è un'azienda non solo estremamente dinamica ma anche capace di cambiare. In effetti in Italia la stragrande maggioranza delle aziende, le piccole e medie imprese, sono a gestione familiare e non cambiano, nel senso che hanno una grande difficoltà a portarsi dentro dei manager che portano un valore aggiunto significativo. La signora, contrariamente a quello che fanno le altre aziende, la stragrande maggioranza delle altre aziende, ha pensato anche a questo cambiamento, che è una delle chiavi di volta per il futuro sviluppo dell'azienda e il successo negli anni a venire. Quindi abbiamo parlato di cambiamento organizzativo, che è una cosa facile da dirsi ma molto difficile da farsi. Che cosa frena questo cambiamento organizzativo? Ma la mentalità imprenditoriale dei piccoli e medi imprenditori. Io non sono un docente di carriera perché ho fatto il manager per più di 30 anni anche a livello internazionale e quindi conosco la mentalità degli imprenditori, sono stato anche imprenditore ma soprattutto manager, ho gestito grandi imprese e so come pensano, la pensano. Portarsi dentro qualcuno dall'esterno è trovarsi qualcuno che gli rovina il giardinetto e quindi è difficile cedere poi a queste persone una parte della responsabilità dell'azienda, perché se la vogliono tenere tutta stretta con tutti i problemi che poi ci sono. Noi siamo il paese con la più grande difficoltà rispetto alla Francia, all'Inghilterra, alla Spagna nel portare all'interno manager. La stragrande maggioranza delle nostre aziende familiari non ha manager all'interno. In Germania, in Francia, in Inghilterra, in Spagna ci sono tantissime, la stragrande maggioranza invece sta portando manager all'interno e si vede dai risultati di sviluppo dell'economia di questi paesi, insomma.